Era uno che è stato più attento a sorpassarmi, gara 2 ho cercato di fare uno strappo, mezzo secondo, poi riuscito, ci ho provato a 5 tiri a fine e niente, annullato ancora. A quel punto ho aspettato che si prendesse tutto, avendo un ritmo comunque buono, l'ha fatto e ho cercato di trovare il punto stato convinto, deciso, è stato anche stretto e appunto quello che ho passato, ma una manovra perfetta e sono contento perché questo circuito e questo pubblico meritava la nostra vittoria, l'aspettavano. Max, ora sono solo 30 punti che ti separano da ciò, come vedi? Ah, 30 sono sempre una sfida abbastanza grande. Però mi sembra che gli ultimi altri stiano meglio. Arriveranno circuiti. Sì, mi sto convinto. Sì, mi sto convinto. Non è un problema. Però andiamo determinati, cercando di concretizzare. Poi vediamo. Ma forse sì, questo era tentato leggere la Yamaha. Ce lo faccio un po'. Sicuramente sarà la moto da battere. Là. Sì. Max, alla fine della seconda gara è cambiata. Piccoli aggiustamenti. In gara 1, quando a tre giri a fine sono andato lungo lì, ho avuto un problema anche qui. E è stato subito segnalato alla mia squadra, l'hanno visto. Abbiamo fatto la partita. Non si è più ripetuto, però sai. Qui si è bloccata la ruota, in fondo alla difesa. Finché io ho tirato la frizione ho fatto sempre tanti metri fuori traiettoria e quello un po' mi ha lasciato perplesso. Una gara che si è decisa in due decimi, basta un minimo. Gara 2 questo non è successo, l'abbiamo chiamato, però sono cose che cattano, no, avrei sognato anche un po' di